Allora, avete finito? È l'ultimo sacco. Quando quelli fuori sapranno che invece di 10 milioni di dollari hanno scortato dei sacchi pieni di carta, sai la faccia che faranno? Non ti preoccupare, l'ispettore Ginko sa quello che fa. I dollari veri arriveranno al porto. Direttore, il convoglio con i dollari falsi sta partendo. Io spero che il suo piano diversivo funzioni, ispettore Ginko. Vuol firmare qui, per favore? Mai visto tante precauzioni per andare dalla banca al porto. Teme l'attacco di tutti i gangster della città. Tutti i gangster mi preoccupano meno di un uomo solo. Diabolic. Scusatemi, ispettore, sono pronti. Auguri. Grazie. Sono esattamente 10 milioni di dollari. Va bene, li metta con gli altri. Raffinato. Raffinatissimo. Ma che finezza. E questi sarebbero dei diplomatici? I migliori del reparto. Meno male. Anche i piedi piatti. E tu saresti un diplomatico? Volevo uomini di classe, con stile, eleganti, snob. Cos'è questo? Ah, mettila lì dentro. Ecco. Meno male che quando sarete in macchina spunteranno solo i vostri cilindri. Tu, andiamo. Ricevuto. Dove sei? Dove ero? Era qui dietro me! Non la vedo! Dove siete?
Dov'è la Rolls? È scomparsa. Ma che dici, imbecille? Siamo saltati giù con i Meat. Ci siamo voltati, sparita così. Eccola! Elicottero X4, attenzione, attenzione, Jaguar Nero è scomparsa sotto la boscaglia, c'è sfuggita, controllate strada costiera. Ok, ricevuto. Thank you.
Sì, eccellenza. Sì, eccellenza. La smetta di dire sì, eccellenza. E anche lei. Sì, eccellenza. Che cosa gli dico io al primo ministro? Sì, eccellenza? Sì, signore. No, signore. Qui bisogna escogitare qualcosa di brillante, signori. Oh, quello lì è capace di trovarsi un altro ministro degli interni. E il mio sostituto potrebbe non avere la comprensione che ho io per il vostro lavoro. Afferrate l'idea? No, eccellenza. È impensabile che un uomo solo riesca a prendere in giro l'intera polizia. Siamo lo zimbello della stampa mondiale e tutti i nostri giornali pretendono che si agisca. Ed è questo che a mia volta io pretendo da lor signori. Un'azione vigorosa e immediata. Anzitutto, e questo pare logico anche a chi non fa il poliziotto, la prima cosa che Diabolik certo tenterà di fare è di portare i soldi fuori del paese. Giusto e logico, eccellenza. Grazie. Ma proprio per questo è improbabile. Cosa? Diabolik giostrerà quei 10 milioni di dollari in ben altra maniera. E quale, secondo lei, sarà questa maniera? Quella che nessuna mente normale può prevedere. Signore e signori, ringrazio anzitutto i rappresentanti della stampa che sono presenti in questo studio televisivo. Questa conferenza è stata indetta con lo scopo precipuo di dare a me la possibilità di farvi una comunicazione di estrema importanza. Il governo, sempre vigile e deciso ad estirpare alla radice la crescente criminalità, ha reinstaurato la già abolita pena di morte. Temporaneamente, si intende. Davanti a questa estrema forma di punizione, gli elementi antisociali della nostra società, intendo dire i criminali, vero? Allude a Diabolik? Diabolik, già. Vi assicuro che questo individuo, che col suo stesso nome dimostra di avere in dispregio i fondamentali valori della nostra società, farà presto i conti con la giustizia. Bravo! Bene! Questo delinquente paranoico sembra essersi impegnato in una guerra personale contro la società. È una macchia nera del nostro paese, un abominevole esempio di criminalità che ha superato ogni limite imposto dal convivere civile, infrangendo le regole che sono presupposto di ogni libertà individuale e collettiva. A quanto sembra, il suo divertimento particolare e perverso è di farsi beffe delle benemerite forze di polizia. Ma vi assicuro che non riuscirà a farsi beffe di me.
Lei si vuole dimettere. Anch'io mi sono dimesso. Il ministro ha presentato le dimissioni e il governo ha deciso di accettarle. Però le mie le hanno respinte. Quindi anch'io respingo le sue. Ma, capo, è inutile insistere. Però, in compenso, e mi è stato molto difficile, le ho fatto conferire i poteri speciali che voleva. Adesso lei ha mano libera di agire come crede. Ma se questo può aiutarla a catturare Diabolik, non lo so davvero. Mi aiuterà indirettamente. Tanto meglio. Se ha già un piano, lo metta in opera. E in bocca al lupo. Ma questa volta, mi raccomando, risultati positivi. Dottore, abbiamo scoperto il centro della droga. È un locale di Valmont. Lo stiamo circondando. Devi proteggerti. Tu che fai invece? Io ho una casa di ragazze, la migliore della città. Niente di scandaloso. Sono là dentro da tre ore e noi invece qui sprecate al sole come se non esistessimo. Mi rovinano. Basta adesso.
Se tu non sei in grado di proteggerci, Valmont, ci ritireremo dal sindacato. Mi dispiace quello che hai detto, Frank. Non sai quanto. Sentiamo un po', che fiori vuoi? Dico sul serio, che fiori vuoi, Frank? Voi non sapete quando è il momento d'abbassare la cresta. Bisogna sapere aspettare. Ora ci troviamo fuori dalle acque territoriali. E... ma quello che arriva è tu. Quando? Questa notte. E hanno sequestrato tutta la droga? Mi hai portato una brutta notizia. Smetti! Adesso basta, Ginko. Tu, sparisci! Qui parla Ginko. Qui parla Valmont. Valmont? Come mai questa bella sorpresa? Se le ho telefonato, ispettore, è per amore della legge e dell'ordine. Bene. Se lei vuole, possiamo concludere un patto, ispettore. Io non scendo a patti con nessuno. I gangster li metto al fresco e poi insegno loro a vivere. Specialmente ora che ho poteri speciali. Diabolik le farà perdere il posto. Ma può sempre contare su di me. Lo dico solo nel suo interesse. Lei con me ha tutto da guadagnare, Ginko, e tutto da perdere, se rifiuta. Io faccio il mio dovere. E mentre cerco Diabolik vi liquido tutti quanti, uno per uno. Questa volta non ve la caverete con 30 anni. Andrete in prigione solo per 3 settimane. Ma dopo le 3 settimane sarete impiccati. Per evitare questo spiacevole inconveniente, le consegno Diabolik vivo, in modo che lei possa arrestarlo. Oh, finalmente. Ora sì che ci siamo. Non mi ero sbagliato. Come dice il proverbio, per prendere un ladro ci vuole un ladro. Riunione plenaria ad alto livello. Votazione regolare. Job. Portami qui il nastro con la registrazione. Tutto è stato fatto democraticamente. 5 voti a favore del mio piano e 3 contro. Ritiro il voto. Non sparare. Ti prego, per favore, no, Valmont. Non sparare. Visto che me lo chiedi per favore, non ti sparerò. Adesso il voto è unanime. Dunque, con questi poteri straordinari, Ginko ci ha stretto alle corde. Se non stiamo al suo gioco, finiamo tutti al tappeto. E stiamo pure al gioco, ma come faremo? A prendere Diabolik? Disponiamo di mezzi che la polizia non ha. Il guaio è che nessuno conosce né lui né la sua donna. E chi lo ha visto non è sopravvissuto. E con questo abbiamo relazioni, informatori ovunque. Lavorando insieme a un unico scopo, è finita per Diabolik.
Hai dormito per 20 ore. 20 ore? Sì, ti ho dato un sonnifero. Perché? Se non mi desideri, ho paura che ti annoi. Preferisco che tu dorma. Scusa, cara, dovrebbero essere arrivati. Chi? Guarda. Il Foreign Office annuncia la visita del ministro delle finanze Sir Harold Clark, che è giunto stamani accompagnato dalla consorte. L'ambasciata britannica darà un ricevimento in suo onore il 5 luglio. Il 5 luglio? Ma non è il tuo compleanno. Che cosa vuoi che ti regali, cara? Dovrebbe esserci qualcosa che non ho. Questo ricevimento si terrà nello storico castello di Saint-Just, sede dell'ambasciata britannica. Lady Clark indosserà la sua famosa collana composta di 11 smeraldi di inestimabile valore. Che smeraldi! È ancora aperto, Bella? Dipende. Finora ho rifiutato tutte le offerte. Perché? Costi molto? Una collana di smeraldi. La vali. Monta su. Allora. La stanza di Lady Clark. È quella finestra illuminata lassù. Poi? È entrato un camion con apparecchiature televisive. Controllo a circuito chiuso. Molti agenti? Una trentina all'esterno. 20 dentro fanno i camerieri. E Ginko il maggiordomo? Beh, lui non l'ho visto. Se non l'hai visto, è segno che c'è. Ti ha fermato nessuno? Una ragazza in cerca di clienti mi ha fatto delle domande. Aveva paura che invadessi la sua zona. Una rossa. No, no, niente affatto, ne sono certa. E se ve lo dico io potete stare tranquilli. Non era una del mestiere. Oh, me ne sono accorta subito. Per me cercava solo di fare la parte. E ti ricordi bene la faccia? Sì, altro che. Mi sono fermata a parlare con lei. L'ho guardata bene. Saprei riconoscerla fra mille. Non devi riconoscerla, devi descrivercela. Giù. Chiama Tony. Sapevo che Diabolica avrebbe tentato il colpo degli smeraldi. Allora va tu a rubarli, sono così belli. Sta zitta, cretina. Meno parli e meglio è. Forse questa è l'occasione buona. Se hai fatto centro, non te ne pentirai, tesoro. Vuole che gliela descriva, allora? Ma non a me, a Tony. Tony era un esperto della polizia. Che fa? Funny looking thing, what is it? I'm talking to you, what is it? You'll see. Don't touch it. Struttura del viso? Ah? Così? La faccia era così? No, non rotonda, così. Sì, è lei, è lei. È proprio il suo ritratto. Grazie. Puoi andare per ora. Joe, accompagnala.
Fa entrare il dottor Vernier. Forse lui è l'uomo che ci può aiutare. Ti troveremo, bellezza. Prego, si accomodi, dottore. Lei sa di che si tratta. Poter rintracciare quella donna è molto importante per noi. Non è escluso che tra le mie clienti ci sia la signora che voi state cercando, ma come lei sa bene, io esercito clandestinamente. I miei pazienti non gradiscono domande indiscrete. E quindi, anche riconoscendola, potrei non sapervi dire chi è. Sta tranquillo, lo sappiamo noi. È la ragazza di Diabolik. Non si impressioni, dottor Vernier. Stiamo cercando di entrare in contatto con Diabolik per un affare che potrebbe essere interessante per lui e per noi. Guardi. Guardi qui. Venga. Venga, venga. La riconosce? È una sua cliente? Mi dispiace, ma non ho mai visto questa donna. Senta, Vernier, lei è già stato cancellato dall'albo dei medici. Ma se ha mentito, io la cancellerò dalla faccia della terra. E adesso fuori. Giù. Imbecille, lo hai spaventato. È diventato verde quando ha sentito il nome di Diabolik. Fatene stampare 5.000 copie e fatele girare. Non deve sfuggirci. Buonanotte. Grazie di essere intervenuti. Buonanotte. 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 No, è stato impossibile. Ah, splendido, se lo vedessi. Grazie al cielo è finita. Io spero di no. Se no, perché avrei fatto parlare tanto di quella collana? Non resisterà alla tentazione di quegli smeraldi. Non ci resta che aspettare fino a che scatti la trappola. Eccellenza, vorrei controllare di nuovo le loro stanze. Faccia pure. Ah, com'è romantico. Mi pare quasi di vivere ai tempi avventurosi di Robin Hood. Quando tornerò a Londra, avrò da raccontare agli amici una quantità di cose emozionanti. Senza dubbio, signora. Ripido, liscio, a strapiombo. Neanche un ragno riuscirebbe ad arrampicarsi. Lady Clark, posso chiederle di lasciare la collana su questo tavolo stanotte? Fa parte delle nostre misure di sicurezza. Va bene, ispettore, se lo crede opportuno. Auguro a lor signori una buona notte. Buonanotte. Buonanotte e grazie.
Come sono tutti premurosi. Sempre poliziotti. Sì, ma simpatici. Mettiamo la collana su questo tavolo. Errol, non avrei mai creduto di passare una serata così piacevole. E quell'ispettore così insistente non ha mai tolto gli occhi dal mio décolleté. Che uomo carino. Affascinante, direi. Guardava la collana, mia cara. Cosa stanno facendo ora? Stanno andando a lavarsi i denti. Ah. Che succede? Che c'è? Si era oscurato. Che bel letto morbido. Ma prenderai freddo, che fai l'impalato in mezzo alla stanza? Ma tirati sui pantaloni del pigiama, caro, ti scendono sempre sotto le pantofole. Sicuro! Scendiamo! Da qua! Ce l'ha fatta! Di nuovo! Diamo l'allarme a tutte le pattuglie. Se tenta di fuggire in macchina lo fermeranno ai posti di blocco.
Alle pattuglie 9 e 10. Controllate la litoranea nord. Passo. Ricevuto. Stabilito posto di blocco. Passo e chiudo. La strada per il rifugio è bloccata. Pattuglia 11 all'ispettore Ginko. Avvistata Jaguar Nera. L'inseguiamo. Non ha via di scampo. E tra noi è l'auto della pattuglia 13. Non temere. Dammi una mano. Ti sei fatta male? No, no, non è niente. Ispettore, ci siamo. Bravi, acciuffatelo e vi guadagnerete una promozione. Andrai dal dottor Vernier. Quanta, signora? Il pieno. Subito. Grazie. Il tigre è nel motore. Tenga il resto. Grazie. Vuole una coda porta fortuna? No, grazie, non sono superstiziosa. Molla l'osso! Le vuoi sempre tutte per te! Pronto? Sì, subito! Ralph! Al telefono! Ralph! Vengo! Chi è? Sono Rudy. Ho trovato la ragazza. È da Vernier. Non ti muovere da lì. È certa che nessuno l'abbia seguita qui? Perché me lo chiede? Mi ascolti. Non venga più qui da me. Mai. Ma che cosa sta dicendo, dottore? Lei è venuta a consultarmi come medico e io le do un consiglio per la sua salute e la mia. Nars? Sì, dottore. Accompagni la signora nella stanza dei raggi. Il gonfiore non c'è più. Dopo i raggi infrarossi si sentirà molto meglio. Ma, mi scusi, deve essere saltata una valvola. Ah! Ah! Ah!
avevo detto che ti avrei cancellato dalla faccia della terra, carogna. Avrebbe già dovuto chiamare. Sta calmo, ce l'abbiamo in pugno. Ci tiene troppo a quella ragazza. È davvero tanto bella? Sì. Soprattutto è intelligente e non fa domande stupide. Fermi. Dai. Enterprise 1333. Ho letto il vostro annuncio per quella Jaguar bianca. Quanto ne volete? 10 milioni di dollari. D'accordo. Più una collana di smeraldi. D'accordo. E che non ti venga in mente di fare il furbo, eh? Ho un paio di ragazzi che con le donne sono dei fenomeni. Potrebbe anche esserti difficile riconoscerla dopo. D'accordo, ho detto. Io ho voluto solo avvertirti. Lo hai fatto. Già. Vediamoci stasera al tramonto al vecchio aeroporto. Chiama l'ispettore Ginko. I dollari. Controlla. Ci siamo, mi sembra. E la collana? Quando avrò riavuto Eva. Niente collana, niente Eva. Era questo l'accordo. Ma è proprio il solo che tu abbia concluso per oggi, Valmont? Parli troppo per me. Io potrei ucciderti volendo. Su, coraggio. Che aspetti a premere quel bottone? Valmont, è indegno anche di un gangster. Signor Valmont, ci siamo. Rimani sulla zona. Ok. Laggiù, in quel bosco, c'è una capanna. La tua ragazza è lì. Hai lanciato finora? No. Prima la collana. Fermo. La prendo io. Va. Ginko, davvero? Sì, c'è Ginko, sì!
Una trappola. Valmont si è messo d'accordo con Ginko e... Ci stanno circondando. Torna indietro, io li attirerò su di me. Se mi prendono, sai cosa devi fare? Sì, ma... Va, o per noi è finita. Questa volta non ci scappa, è circondato. Adesso. Diabolik! Arrenditi! Non puoi sperare di farla franca stavolta. Mi senti? Vieni fuori con le mani in alto. È finita per te. Thank you.
questo sarebbe il famoso Diabolik. Sì, professore. Cominciamo subito. Sì, signore. Ispettore, una di quelle cose per l'altra. È vero che è morto? Sì. Avvelenato? Ce lo dirà il professor Ferrà dopo l'autopsia. Una domanda ancora. Ma la collana è stata recuperata? La collana sì, ma senza gli smeraldi. Non li avrà inghiottiti? No, gli abbiamo fatto le radiografie. Un momento, prendi la serie telecinese. Ispettore! Gli dia il beta 3. Accertiamo innanzitutto lo stato della necrosi. Non mi sembra contento, ispettore. Che cos'è? Confesso che in fondo mi dispiace. Ma che dice? Era diventato lo scopo della mia vita. Mi sembra impossibile che sia morto. Cominciamo dal cervello. Bisturi. I lama tibetani usano questa droga da 3.000 anni. Crea uno stato di morte apparente che dura 12 ore. Dopodiché la morte diventa reale se non viene iniettato un antidoto. Quante ore sono passate, Eva? 11 ore e 57 minuti. Temevo fosse già tardi. Eccola, hanno finito. Oh, sappiamo qualche cosa. Signorini, per favore, un istante, per me. Qual è stato il risultato dell'autopsia? Sì. Il professore risponderà alle vostre domande tra 10 minuti. Ma una piccola indiscrezione. Mi dispiace, posso dirvi solo che sarà sensazionale. Speriamo che almeno sia un professore. Abbiamo l'edizione pomeridiana. Cosa? Diabolik è fuggito? Eh? Fuggito? Ma, ispettore, è impossibile. Non può essere vero. È uno scherzo. E di cattivo gusto. Non è uno scherzo. Ma lo abbiamo visto con i nostri occhi. L'ha visto anche il giudice istruttore. Hanno firmato perfino questo certificato di morte. Sergente, questo è il certificato di morte di Valmont. Causa della morte, 11 colpi di arma da fuoco. 11 colpi. 11 smeraldi. All'obitorio, presto! Ecco, Ralph Valmont. Se per favore vuol firmare il modulo, qui, qui e qui. Quattro volte? Quattro volte, sì. Ah. Mio fratello non era cattivo, mandava sempre i soldi alla mamma. Capisco. Coraggio. Venga, venga. Finalmente ora ritornerà a casa e riposerà in pace. Adesso controlliamo subito se è pronto. Prego. Sì, è pronto. Pulvisaris et in pulvere reverteris. Ma che? Smeraldi? Ha visto? Scusi, signore, c'è molto da attendere. Senta, signore, mi sa dire se c'è da aspettare molto? Non credo. Thank you.
questa taglia colossale, da me voluta, quel criminale non avrà scampo. Perfino sua madre lo consegnerebbe alla polizia. No, signore. Perché dice no, signore? Perché quello la madre non ce l'ha. Ma comunque, la parola no non deve esistere nel vocabolario dei miei collaboratori. Mi scusi, ma vede, il suo predecessore preferiva invece... Quello che preferiva il mio predecessore non mi interessa affatto. Sono io il ministro degli interni e voglio vedere quel criminale al fresco. Mi sono spiegato bene? Sì, signore. Non sa dirmi altro che sì, signore. Con quella taglia sarà l'intero paese a dargli la caccia. Ma non ci sono se che tengano. Davanti a un miliardo non possono esserci dubbi. Quella taglia gli metterà contro l'opinione pubblica. Avanti. Cosa c'è? Scusi, eccellenza. Un dispaccio personale urgente. Grazie. Scusate. Il suo pessimismo è fuori posto, ispettore. E... Sono cose da pazzi. Visto il pessimo uso che il governo fa del denaro pubblico, farò in modo che in futuro di denaro per lui non ce ne sia più. Firmato Diabolik. È uno scherzo. È soltanto un bluff! Signore e signori, il nuovo ministro delle Finanze. Signore e signori, questa è la prima occasione che mi viene offerta di rivolgervi la parola dalla televisione nella mia qualità di nuovo ministro delle Finanze. Vi parlerò con franchezza, senza nascondervi la gravità dell'impoverimento subito dal tesoro di Stato su cui naturalmente la sicurezza e il benessere della società sono... fondate. Non soltanto centinaia di miliardi delle nostre entrate in banconote e assegni sono andate in fiamme, ma quello che è più tragico, tutti gli accertamenti fiscali riguardanti ogni singolo contribuente della nazione sono andati distrutti. In questa situazione di emergenza io ho preso l'iniziativa, nonché la responsabilità, di fare appello al senso civico e all'onestà di ciascuno di voi, sia che siate in ascolto oppure no. Che ogni cittadino venga a pagare le tasse spontaneamente, nella misura da lui dovuta. Sì, di corsa, pazzo! Sono certo che questo appello non sarà fatto in vano. A mio avviso non è soltanto una questione di onestà civica, è anche un impegno di orgoglio nazionale. C'è in me la certezza che nessuno di voi ne vorrà rifiutarmi il suo aiuto. Un rifiuto non rappresenterebbe tanto un calcio dato a me quanto un calcio al paese. Sue istruzioni sono state eseguite scrupolosamente. 20 tonnellate d'oro fuse in un solo grande lingotto. Non c'è uomo al mondo che possa trafugarlo, visto quello che pesa. Per favore. 3 pollici di acciaio lo ricoprono. Ci vorrebbero 2 giorni di lavoro per aprire quella cassa. Purtroppo ho sentito dire che le nostre riserve auree si sono piuttosto ridotte. Eh sì, da quando la gente ha smesso di pagare le tasse. Dobbiamo esportare oro per ottenere valuta pregiata. Formate il convoglio! Operazione Goldman, qui ispettore Ginko. Mi sentite? Passo.
Vi sentiamo benissimo, ispettore. Passo. Abbiamo lasciato la stazione. Chiamerò ogni 10 minuti. Passo e chiudo. Occhi aperti, ragazzi. Danek. Sì, signore. In testa al treno. Sì, signore. Attenzione! Attenzione! Operazione Goldman! A tutte le pattuglie lungo la linea, attenzione! Attenzione! Il treno sta uscendo dalla zona alfa, state in allarme. Riferite immediatamente ogni movimento sospetto. Fermate chiunque si avvicini ai binari secondo gli ordini impartiti. Perquisite ogni auto che tenti di avvicinarsi alla strada ferrata. Ricevuto, ispettore. Non si preoccupi, siamo allerta. Le serve aiuto. Mi dia un passaggio, sia gentile. Si figuri se non le do un passaggio. Sono rimasta senza benzina. Oh, quanto mi dispiace. Oh, sono così stanca. Mi basta che mi accompagni solo fino al primo motel. Tornerò a prendere l'auto domani mattina. Prego, prego, salga. Sì, ma devo prendere la valigia. Ci vado io. Non permetterei mai. Come caro e gentile. Guardi però che pesante. Oh, per lei mi porterei sulle spalle una montagna. Lei farebbe sollevare il mondo. Ginko, parla Ginko, parla Ginko. Che succede? Si è fermato. È successo qualcosa? No, no. Stanno tornando indietro. Ma perché? Come mai? È impazzito. Ginko. Ispettore Ginko. Qui sala comando chiama l'ispettore Ginko. Sala comando all'ispettore Ginko. Qui Ginko. Qui Ginko. Che è successo? Che è successo? Un camion si è rovesciato sul binario. Le pattuglie hanno visto una Jaguar nera e certamente un trucco di Diabolic. Può avere minato tutte e due gli ingressi del tunnel. Forse il suo piano era quello di imbottigliarci. Torniamo indietro prima... Come pensavo, il tunnel è stato fatto saltare con due esplosioni, siamo usciti in tempo. Lascio qui Danek. Ora bisogna dirottare il treno. Ascolti, 3 miglia indietro c'è il vecchio raccordo di Harleyville. Vi porterà sulla linea costiera che passa sul ponte di Lorenzi.
Ben fatto, Cinco, è quello che volevo. Accidenti, ci risiamo. Ispettore Ginko, non si sente più niente. Rispondete, su quale canale siete? Thank you.
Ci siamo spinti fino a 45 metri. Abbiamo ispezionato tutta la zona. E allora? Niente, ispettore. Nemmeno una traccia. Quel dannato cassone è scomparso. Ma come ha fatto a scomparire? Pesa 20 tonnellate. Con questo laser abbiamo risolto il problema. Di quest'unico blocco d'oro possiamo fare quanti lingotti vogliamo. L'oro fonde a una temperatura inferiore a quella di fusione dell'acciaio. Questo è l'unico modo per estrarlo. Parla, Cinco. Ispettore, l'abbiamo lasciata libero di prendere le misure più stravaganti per far arrivare quell'oro a destinazione sano e salvo. E invece, com'è finita? Cosa gli racconto ora al ministro? È lui che gli racconta al Parlamento, eh? Che siamo tutti un branco di incapaci e di imbecilli? Scusi, ma sta esagerando. Ah, sto esagerando? Non mi faccia ridere! Allora, professore. Sì, sì, ecco, ispettore, ci siamo. Rileva delle tracce. Tracce di che? Di radioattività. Ho preso la precauzione di rendere leggermente radioattivo il cassone. Allora c'è una speranza di recuperare l'oro. Non solo l'oro. Se Diabolik l'ha portato nel suo rifugio, c'è speranza di recuperare anche il resto. Allontanati, Eva. L'oro fuso non piacerebbe alla tua pelle. Amore, sta attento. Sta tranquilla. Con questa tuta potrei andare anche al centro del sole. L'allarme. È entrato qualcuno. Ci hanno scoperto. Raggiungerò la galleria 7. Non ci troveranno mai. Vieni anche tu con me. Voglio aprire le chiuse. Annegheranno come topi. Va, ti aspetto qui. Non voglio andare sola. Non sarai mai sola finché vivo. Adesso va. Yeah.
Diaboli! Sei in trappola! Le uscite sono bloccate! Per favore. Ora basta, basta. Per favore. Su, basta, andate, andate. Che barbarie mettere così in mostra le spoglie del nemico. Il ministro. Comunque è un'ottima pubblicità. Fa sgombrare tutti quanti. Sì, signore. La stavo aspettando. Ero certo che sarebbe venuta a rivederlo. Mi lasci ancora qui un istante, da sola. Grazie, ispettore. Lei non sa quanto le sono grata.